Bentornati amici, oggi vi parlo di uno shooting che si svolse per la verità diversi anni fa, eravamo infatti nel 2014. Parliamo quindi di uno shooting d'altri tempi, sia per quanto riguarda la strumentazione, sia per quanto riguarda le doti del sottoscritto che non erano assolutamente sviluppate come lo sono adesso, non che io mi consideri arrivato come fotografo, ma è semplicemente per dirvi che nel 2014 facevo assolutamente schifo. Bene, dovete sapere che nel 2014 non ero un fotografo affermato come posso essere adesso. Oddio, affermato è un parolone, nel senso che non è che ho committenti dall'estero che vengono a dirmi ti supplico, fotografami, no. Però adesso ho dei clienti per cui lavoro, quindi in questo momento il mio lavoro è fotografo professionista, quindi faccio questo per vivere proprio. Nel 2014 io non facevo questo per vivere, diciamo che lo facevo e basta. E proprio in quest'ambito siamo. Perché ho svolto lo shooting di cui vi sto per parlare a titolo assolutamente gratuito, per almeno due ottime ragioni. La prima, si trattava di un evento gestito da un'associazione di volontariato, una no profit, quindi una cosa non a scopo di lucro, e diciamo che ero in buoni rapporti con gli organizzatori di questo evento, quindi ho pensato che fosse una buona occasione per farmi un po' di portfolio e anche perché no, per dare una mano, perché effettivamente la reputavo e la reputo tuttora, perché c'è ancora, una bella iniziativa. Il secondo motivo è più egoistico e ha a che fare con il carattere dell'iniziativa, perché era una cosa, non dico esclusiva, perché poi ci sono state delle riedizioni a cui poi io non ho più partecipato, però era una cosa che per l'epoca non molti potevano vantare di avere a portfolio. Stiamo infatti parlando di uno shooting fotografico all'interno di una casa circondariale, quindi all'interno di una prigione. Ora, io non vi dirò di che prigione si tratta per motivi di privacy, non vorrei avere problemi, cose del genere. Vi dico inoltre, le foto che vi mostrerò nel corso di questo video ve le posso mostrare perché sono state pubblicate, dall'ente che ha organizzato questo evento, che si chiama Le Ali Morali. Vi lascio anche il link in descrizione, non si sa mai se volete fare del bene. Dicevo, le foto sono state tutte pubblicate all'epoca nel 2014, quindi io non sto assolutamente violando nessuna legge facendovele vedere perché non sono un segreto, non sono coperte da segreto di nessun tipo. Tuttavia, cosa importante da dire che voglio condividere con voi riguardo a questo shooting è l'esperienza di fare uno shooting all'interno di un carcere. Dovete sapere che l'esperienza di entrare in un carcere è abbastanza sconvolgente, nel senso che nel momento in cui si entra, voi dovete immaginarvi. Non so se avete visto delle prigioni in TV, nei film, dovete immaginarvi questo enorme cancello che si apre, la guardia che vi fa entrare perché vi aspetta, perché sa che ci sarà l'evento, ovviamente, non è che si va lì a bussare a dire scusate, posso entrare, no. C'è un evento organizzato, la guardia ci fa entrare e ci requisisce gran parte dei nostri effetti personali, perché in prigione non è permesso introdurre effetti personali, per ovvi motivi, perché in prigione comunque non era un carcere di minima sicurezza, e questo ve lo posso dire, era una prigione abbastanza tosta. C'erano anche dei detenuti che avevano commesso dei reati abbastanza gravi, quindi ovviamente non era possibile introdurre oggetti che potessero poi magari essere utilizzati per utilizzi impropri. Quindi, per esempio, banalmente le mie chiavi di casa. Io non le posso portare dentro le chiavi di casa perché se io le perdo o se qualcuno dei detenuti me le ruba, perché può anche succedere, e poi queste chiavi vengono utilizzate per un utilizzo improprio, per scappare, per scavare un buco, per aggredire una guardia, tutto questo ovviamente deve essere evitato. Così come non è possibile introdurre cellulari, ovviamente, perché io non posso entrare con un cellulare, perché potrei essere uno che poi fa parlare i detenuti con l'esterno e questo ovviamente non è permesso. Per cui all'ingresso viene passata in rassegna quello che è il tuo corredo personale e viene completamente requisito. È una sensazione bruttissima, ovviamente, perché anche se non abbiamo fatto niente di male, ci stanno sostanzialmente privando di parte della nostra identità perché ci stanno trattenendo il cellulare, i documenti e le chiavi di casa. Immaginatevi se vi dovessero far uscire dal carcere senza ridarvi queste cose, cioè voi non avete i soldi, non avete il cellulare, non avete, la carta di credito, non avete la possibilità neanche di dimostrare chi siete, niente, zero, cioè non siete più niente. All'interno del carcere, proprio come gli altri detenuti, voi non siete più niente, non avete più un'identità, non vi danno un numero, ma poco ci manca, non vi danno un numero solo perché sanno che in giornata poi ve ne andate. Vi lasciano però la vostra borsa, dopo averla perquisita, vi lasciano la vostra borsa con dentro le macchine fotografiche, le cose che vi servono per gestire lo shooting dell'evento che si appresta a esserci, ecco. Quindi borsa pulita,
Niente flash, flash non so per quale motivo, forse per le telecamere di sicurezza, forse davano fastidio a dei sensori, non so, comunque flash non era consentito, quindi scattare senza flash, solo le macchine fotografiche, quindi borsa con i due corpi macchina e basta, niente orologio, niente chincaglieria, niente, non era permesso introdurre uno spillo. Le ragazze hanno dovuto, c'erano anche delle ragazze che partecipavano, si sono dovute togliere orecchini, braccialetti, tutto, non si può portare niente, giustamente, per carità. L'evento era sostanzialmente un flash mob, dovete sapere che questa organizzazione ha sempre proposto dei flash mob durante i quali le persone, la gente normale, persone che avevano piacere a partecipare, i ragazzi dell'associazione, si fermavano, quindi rimanevano cristallizzati in strada come delle statue di sale, mostrando dei cartelli, cartelli bianchi con sopra scritto il nome di un valore, quindi la generosità, la gentilezza, il coraggio, ognuno sceglieva un valore che credeva rappresentarlo e lo mostrava fieramente in pubblico con questo cartello, con questi cartelli scritti a mano. E era un modo, diciamo, per sensibilizzare la gente a ritrovare quelli che erano i valori di una volta, che si suppone fossero i valori di una volta e che potrebbero essere anche quelli di un domani. Chi lo sa, speriamo, per questo vi lascio il link in descrizione, non si sa mai. Ad ogni modo, è stato organizzato questo evento all'interno del carcere con una serie di motivazioni proprio logiche, la redenzione, il perdono, che sono comunque tra i valori che venivano proposti, quindi si è pensato di fare questo flash mob all'interno di un carcere. Con la partecipazione anche della televisione, c'erano le telecamere, c'erano altri reporter, non ero certo l'unico, io ero stato chiamato direttamente dall'associazione perché comunque conoscevo gli organizzatori. Ripeto, non ero un fotografo bravo all'epoca, ero uno che poteva fare quel tipo di lavoro perché avevo la roba, banalmente, avevo l'hardware. C'è questa doppia cosa di cui vi voglio parlare oggi, al di là dell'esperienza del carcere c'è anche la motivazione che ci sta dietro alla mia partecipazione. Esperienza in carcere che comunque ricordo volentieri perché mi hanno fatto uscire. E la ricordo volentieri perché si imparano delle cose, si impara per esempio, bisogna ascoltare molto attentamente gli agenti, bisogna ascoltare quello che dicono perché lì una direttiva disattesa può essere molto spiacevole, cioè lì non si sta parlando di dire sì, vabbè, mi hanno detto di non fotografare da quella parte, ma io lo faccio lo stesso, chi se ne frega, cioè una foto nella direzione sbagliata lì può significare il sequestro dell'attrezzatura e chi lo sa, sei già dentro che non ti fanno più uscire un attimo. Bisogna stare veramente molto attenti. Abbiamo ascoltato un brief, abbiamo ascoltato molto attentamente le direttive ovviamente erano di non dare troppa confidenza alle persone che stavano all'interno del carcere, perché anche se molti erano pentiti, molti avevano voglia di parlare, di confidarsi, perché immaginatevi uno sta chiuso dentro tutto il giorno quando c'è gente che ci organizza un evento, a questi non gli sembrava vero, avevano gli ormoni impazziti. Tuttavia ci hanno detto: guardate, non gli date troppa confidenza perché comunque questi, cioè un po' per la condizione in cui sono, un po' si attaccano e poi non vi lasciano lavorare perché vi attaccano il bottone e vi tengono lì e un po' non si sa mai, cioè potrebbero anche cercare di approfittarsene per avere informazioni dall'esterno, cercare di darvi dei messaggi, delle cose. Non fatelo, non, cioè, fate il vostro lavoro e basta. Quindi uno deve fare il proprio lavoro e basta senza dare troppa confidenza perché appunto ci sono dei rischi annessi e connessi. Primo fra tutti comunque che le guardie vi vengano a beccare perché se vi dicono state infrangendo una regola e lì non ci sono cavoli, lì è il loro campo da gioco e si gioca con le regole loro. Quindi non è che si può dire ma io pensavo. C'è stato il brief, se sgarri una volta probabilmente non ti mettono in gattabuia però ti sbattono fuori. L'evento si è svolto così. A una certa ora si sono radunati tutti i detenuti in quella che era la sala principale. E si è svolto il flash mob normalmente, quindi come nelle immagini che vi sto facendo passare, come vedete a tutti i detenuti è stato fatto scegliere un cartello con su un valore e tutti quanti hanno fatto quello che era lo svolgimento naturale del flash mob anche in esterna, anche in contesti di libertà, diciamo. Tutti fermi con il cartello in mano, a questo punto si passava con le videocamere, si passava con le fotocamere a fotografare, immortalare, riprendere tutto quanto. L'obiettivo della giornata era un po' questo, ovvero trasmettere questo messaggio che l'associazione aveva portato i valori anche in un carcere e che la risposta dei detenuti comunque era stata così buona, così positiva. Infatti, comunque hanno partecipato tutti, erano tutti stracontenti di prendere parte a questa cosa. Vuoi perché probabilmente lì le attrattive erano un po' scarseggianti, ma vuoi anche perché comunque da quello che ho sentito io non ce n'era nessuno lì dentro che non fosse pentito. Erano tutti comunque, cioè il sentimento era proprio di dire sì, ho fatto una cavolata, tornando indietro non la rifarei più. Quindi era un po' sentita questa cosa. A livello di shooting vero e proprio, quello che vi posso dire è che è stato uno shooting devastante per me, nel senso che lì mi sono reso veramente conto che la mia attrezzatura non era sufficiente a fare
Niente. Vi sto parlando di un tempo in cui io avevo, praticamente avevo soltanto quello che ora è il mio muletto, cioè la Canon 550D. È una camera bellissima e io la amo. Tuttavia una camera del genere con su una lente non bellissima, una lente che a me piace, perché avevo su, credo, avevo quella e avevo il 50 mm, quindi avevo il 10-18, che è il grandangolo, quello economico della serie crop di Canon, che è una lente che a me piace, è bella, non è una brutta lente, e per quello che costa, anzi io ve la consiglio, se avete un corpo crop e volete un grandangolo carino, quella lente è bella, cavolo. Cioè, è abbastanza nitida, non è nitidissima, però è abbastanza nitida, ti dà un angolo di campo che comunque è quella del 16 mm, quindi è bella, a me è sempre piaciuta quella lente. Infatti quando mi sono preso il 16 mm, il 16-35 per full frame, finalmente ho detto adesso ho quella vera, però fino a quel momento avevo il 10-18 che non mi dispiaceva affatto, mi dava lo stesso angolo di campo e non mi dispiaceva per niente. Tuttavia stiamo parlando di una lente buia. Stiamo parlando di una lente che ha un diaframma che già di partenza è molto buio, per cui scattare in quel contesto senza flash, ovviamente io non potevo chiamare i secondini il giorno prima e chiedergli le regole, te le dicono al momento, quindi si arriva lì e si è un po' in balia di quello che si trova, nel senso che quando ti dicono non puoi usare il flash e la luce è questa, che ovviamente in un carcere non è che non potevamo portarci fari e roba, cioè kit assolutamente minimal, perché altrimenti non ti facevano entrare, quindi diciamo che lì mi sono trovato un po' in difficoltà. Cosa si fa quando ci si trova in difficoltà? Si pensa. Mi sono detto, che cosa faccio? Scatto con dei tempi un pochettino dilatati perché tanto stanno fermi e magari alzo un pochettino gli ISO. Il diaframma non posso toccare, è un grandangolo, quindi è già tutto a fuoco, non ho problemi di messa a fuoco, però il diaframma non lo posso toccare perché non posso chiuderlo, devo tenere tutto aperto, già è buio qui dentro. Niente flash, quindi non posso usare neanche il flash, quello incorporato sulla camera ovviamente. Al primo lampo venivano subito a... ma nessuno ha fatto lampi, siamo stati bravi, quindi non ci siamo fatti sgridare. Però non c'era la possibilità di usarlo, quindi immaginatevi una cella sostanzialmente, quindi cioè non è luminoso, non ve lo nascondo, la prigione non è un bell'ambiente, non ci sono le vetrate ampie, non è un loft, quindi non è che è figo, non è che uno dice ah che bello luminoso, mi piace moltissimo come hai arredato, no. È un ambiente freddo, scarico di luce, luci da un lato fredde perché la luce da fuori che viene è fredda, da un lato calde perché dentro ci sono delle lampade magari a incandescenza o al neon che è verde, peggio ancora, luce brutta, veramente brutta. Diciamo che non hanno un buon designer di interni in carcere, ecco. Tutto questo non ha fatto che complicare la cosa perché avevamo una luce bruttissima e non avevamo la possibilità di correggerla, né io ma neanche gli altri. Per cui che cosa si fa? Si ragiona e si dice va bene, io sono... pagato, io non sono pagato, però sono qui per fare questo lavoro, quindi cerco di farlo meglio che posso, no? Per cui le foto mosse, no, quello, cioè non si può presentare una foto mossa, cioè ve lo dico sempre, c'è il mosso artistico, però ragazzi, guardatemi in faccia, vi sembro un artista io? Ecco, ci siamo già risposti, io un artista non lo sono e non lo voglio essere, stiamo fotografando un evento e deve essere catturata quella che è l'essenza del momento, quindi le foto mosse no, però... erano persone che stavano immobili cristallizzate, per cui non era sport, per cui io sono riuscito a scendere fino a un ventesimo di otturatore, in questa maniera ho recuperato un po' di luce, sono andato tra ISO 400 e 1200, che comunque non è devastante, essendo un grandangolo e avendo lo stabilizzatore da 3 stop, credo, sono riuscito a portarmi a casa le immagini che di nuovo vi faccio vedere. Ovviamente ragazzi non sono belle, perché passatemi il termine, io facevo schifo nel 2014 come fotografo, adesso lavoro meglio, adesso avrei portato ben altra strumentazione, quindi avrei lavorato meglio semplicemente perché avevo più prestanza in quello che tenevo in mano, avrei avuto una lente più luminosa, avrei pensato di portarmi una lente più luminosa, un bel 24-70 2.8 che all'epoca non avevo, quindi non potevo portarmelo, però adesso ce l'avrei, e un corpo macchina che mi consenta di salire un po' di più di ISO, una bella 5D Mark IV o una 6D con cui andavo serenamente a ISO 3002, lavoravo benissimo. All'epoca ovviamente non avendocela, le immagini che sono riuscito a portarmi a casa sono queste, non sono neanche devastanti, nel senso che la luce era quella, l'ambiente era quello, la scena era quella, quindi anche con una strumentazione di livello superiore. Comunque qui non si sta parlando di fotografare le cascate con l'esposizione lunga, quindi non è una roba che la guardi e dici wow, è una roba che la guardi e dici azz. Cioè, comunque è una roba un po' forte, un po' anche un po' pesante, perché comunque se uno le guarda e non sa niente, dice è una foto brutta.
È una foto brutta. Io guardo questa e non so di cosa si tratta, dico è brutta, questa foto è brutta, non mi piace. Cioè non mi piace la luce, non mi piace la composizione, non mi piacciono i soggetti perché cioè, non sono messi in posa, non c'è cura, non c'è luce, non c'è niente. È una cosa, è proprio, è brutta. È la tipica foto di un evento dove non si è curata, si è curata un minimo la scenografia perché si sono fatte mettere le persone in un certo modo, però non c'è cura nello scatto perché è uno scatto che immortala proprio quel momento e quel momento era così come lo vedete. Era tetro e brutto. Quindi anche con una strumentazione di livello superiore, se io anche mi fossi portato una Hasselblad da 50.000 euro, non veniva fuori una roba tanto diversa. Avrei potuto piuttosto giocare di più sulle inquadrature. Se io mi fossi portato un teleobiettivo, un super tele, avrei potuto magari prendere d'infilata le persone mettendo a fuoco la prima persona e avendo le altre dietro sfocate, cosa che qualche mio collega ha fatto. Però all'epoca c'eravamo anche divisi i compiti, nel senso che io ero l'unico grandangolo, mentre altri miei colleghi magari il grandangolo non ce l'avevano, per cui ci siamo parlati, anche se non ci conoscevamo, ci siamo messi d'accordo e ci siamo detti cerchiamo di cooperare per portarci a casa il malloppo, che poi malloppo non era perché eravamo tutti lì gratis, però cerchiamo di cooperare per portarci a casa il reportage di questo evento, anche se non eravamo professionisti, quindi ci siamo messi d'accordo e cooperando siamo riusciti a portarci a casa il reportage dell'intera giornata, ovviamente con tutte le limitazioni del caso, perché ci hanno detto per esempio non fotografate le guardie, non fotografate le telecamere di sorveglianza, non potete far pubblicare delle foto in cui si vede dove sono le nostre telecamere di sorveglianza, perché se qualcuno vuole organizzare un'evasione c'ha la mappa della prigione se gli date questi dettagli, per cui ci hanno detto dove potevamo e dove non potevamo fotografare, quindi siamo riusciti a portarci a casa il materiale che ci serviva, che poi è stato pubblicato da questa associazione sul sito web e sui social, e diciamo la loro attività è andata avanti, nel senso che poi è stato replicato in altre prigioni, anche al sud, adesso non mi ricordo dove, io non sono più andato perché anche per motivi di distanza, perché un conto è farlo una volta per portfolio, un conto è dire vado a Taranto gratis per fare le foto in un'altra prigione, cioè non lo fai più a quel punto, dici foto della prigione, ce l'ho, basta, non ci vado più, anche perché è stato rifatto magari a distanza di poco tempo e il mio corredo non era migliorato, quindi non è che dico adesso vado lì e faccio delle foto della Madonna che prima non facevo, no, avrei fatto le stesse. Ora, per quanto riguarda il portfolio, questo come immaginerete non è un lavoro che io spingo in faccia al cliente in fase di trattativa, non è che gli dico guarda che ho fatto le foto in prigione, mi devi assolutamente far fare le foto, no, è uno shooting che avevo piacere a fare semplicemente perché era una cosa abbastanza rara, abbastanza esclusiva, tralasciando il fatto che poi ci sono state delle repliche. Voi quanti fotografi conoscete che hanno svolto uno shooting in queste condizioni? Io ve lo dico, ne conosco tre, quelli che erano con me e che poi hanno proseguito, e loro sì che hanno fatto anche le edizioni successive. Io poi non sono più andato perché nel frattempo mi ero messo a lavorare su altro, perché erano troppo lontane e perché comunque mi sono detto io ho piacere di farlo una volta. Lavorare gratis continuativamente non è una cosa sostenibile, è una cosa che non posso permettermi io, non potete permettervela neanche voi, anche se non lo sapete. Quindi a questo proposito, parlando di lavorare gratis, questo è proprio l'esempio che vi voglio portare. Quando si lavora gratis? Quando entrambi ci guadagnano allo stesso modo. E questo che cosa significa? Che entrambi devono volere la stessa cosa. L'associazione voleva le foto e io volevo le foto, le stesse foto. L'agenzia per fare queste foto voleva farmi entrare in un carcere, io per fare quelle foto volevo entrare in un carcere. Quindi nel momento in cui l'obiettivo è esattamente lo stesso, in quel caso io dico, beh, ho la possibilità di portarmi a casa queste foto e di metterle nel mio portfolio gratis, perché altrimenti magari, cioè, c'è chi paga per fare certe cose. Adesso, pagare per entrare in un carcere non credo sia nemmeno pensabile, però c'è gente che paga per farsi il portfolio. Uno dice, io voglio delle foto con questo, questo e quest'altro, pago e me le faccio, me le pago io. Può essere proibitivo e anche complicato, perché certe cose non è possibile farle pagandosele. Cioè, se io voglio fotografare un evento importante, non posso organizzare l'evento per fotografarmelo, essendo un patrimonio, e poi non ho nessuna garanzia che quel portfolio mi serve, e poi magari non sono bravo, quindi magari organizzo tutto e le faccio pure male le foto dopo. Diciamo che in questo caso io mi sono sentito assolutamente di dare la mia disponibilità e credo di averci guadagnato. Ripeto, non è un lavoro che io propongo ai clienti quando gli devo proporre cose commerciali, perché non è una cosa che dici, cioè vi ripeto, le foto non sono belle. È una cosa che ho molto piacere ad avere nel mio portfolio, però, perché dimostra intanto la passione e la dedizione e poi dimostra anche la capacità di adattarsi a lavorare in dei contesti difficili. Questo era sicuramente un contesto molto difficile, probabilmente il più difficile in cui io abbia mai lavorato. Vi parlerò nelle prossime puntate di un altro contesto molto difficile in cui ho lavorato, che però non era niente paragonato a questo, perché era comunque un contesto dove tu mantenevi la tua identità, i tuoi cavolo di effetti personali, le tue chiavi, le tue gomme che tieni in tasca. Questa è stata un'esperienza un pochino diversa, nel senso che
oltre a lavorare in condizioni proibitive, c'era anche il peso psicologico di pensare che si era stati privati della propria identità e che ti sarebbe stata restituita solamente all'uscita. Infatti, la cosa che ricordo più volentieri in assoluto di questo shooting, ve lo giuro, è il momento in cui sono uscito. Il momento in cui la guardia mi ha ridato i miei effetti personali, firmato, constatato che c'era tutto, mi sono ripreso le mie cose, me le sono messe in tasca e mi sono detto: lo so che non è niente confronto a chi è qui da 20 anni, però mi sento veramente bene all'idea di uscire da qua. Ora, parlando della post-produzione, sostanzialmente non ce n'è stata, nel senso qui stiamo parlando di un evento, quindi non ho fatto quasi nulla. Ho applicato il mio solito filtro per la nitidezza che mi porto dietro da anni, perché lo uso da un sacco di anni quel filtro per la nitidezza. Ho applicato un minimo di color grading, nel senso che ho cercato di bilanciare un pochettino il verde del neon introducendo un pochettino di magenta, però veramente poca cosa. L'ho fatto sulla prima, l'ho applicato su tutte, perché tanto erano fondamentalmente state fatte tutte nella stessa stanza con la stessa luce. Quindi post-produzione veramente poca, anche perché la direttiva era di consegnarle molto in fretta. Io credo di aver lavorato tutta notte, passatemi il termine, ho lavorato di notte, avrò lavorato un'oretta. Le ho consegnate in tempo per il mattino, infatti il giorno dopo c'è stata immediatamente la comunicazione su giornali, radio e social che l'evento si era svolto senza particolari problemi. Era già uscito in televisione perché c'erano le telecamere in diretta, però sul sito dell'associazione è uscito il giorno dopo perché aspettavano il materiale mio e dei miei colleghi che lavoravano con me. Post-produzione assolutamente stringata, niente tecnicismi, niente di che, perché era proprio un evento e l'importante lì non era la foto bella, perché non era fattibile parlare di foto belle, era assolutamente impensabile. La direttiva era semplicemente di consegnare un reportage che rappresentasse quello che era avvenuto. Era semplicemente questa la cosa. E d'altronde, da fotografi inesperti, quali eravamo tutti, non ci si poteva aspettare chissà cosa, nel senso che non puoi chiedere a dei fotografi inesperti e con un'attrezzatura insufficiente di farti delle foto d'autore di questa cosa. Foto d'autore bisogna fare un ragionamento prima, cosa che non è assolutamente stata fatta. Noi siamo andati lì allo sbaraglio con quello che avevamo e abbiamo portato a casa l'evento. Oggi sicuramente ci sarebbe dietro da parte mia una programmazione un pochettino più serrata e puntuale di quelle che sono le cose da fare e ci sarebbe sicuramente una pianificazione di quello che mi può servire e di quello che mi devo portare, anche perché il mio corredo è cresciuto da allora. Io allora avevo uno o due corpi macchina massimo, adesso ne ho qualcuno di più e ho delle lenti, ho un parco lenti più interessante, quindi avrei fatto delle scelte diverse, più consapevoli e con dei mezzi ben diversi rispetto ad allora, che parliamo comunque di uno sbalzo di 7 anni al momento in cui registro questo video e insomma il mio corredo adesso è completamente diverso da quello che era all'epoca, è molto migliore ed è migliore l'utilizzo che io ne faccio, perché ho capito che una certa lente rende benissimo con un certo corpo macchina, o meglio, rendono bene sempre, però una certa lente dà la resa che voglio io con quel corpo macchina, un'altra lente rende meglio su un altro corpo macchina. Per esempio, faccio un esempio su tutti, il 100 mm macro a me piace su APS-C, lo preferisco, perché 100 mm su una PSC diventa un 160, quindi è più lungo. A me piace di più che sia più lungo, mi piace di più perché mi permette di avvicinarmi di più, è un obiettivo macro, quindi mi permette di avvicinarmi molto. Lo monto sulla 7D, quindi è una lente macro, però riesco ad avere una velocità di messa a fuoco buona, perché quella lente lì su un corpo macchina non prestante è lentissima a mettere a fuoco, invece sulla 7D comunque viaggia, scatta. Una lente lunga su una PSC io la preferisco, mentre invece un grandangolo, faccio un esempio, il 16-35 non lo metterei mai su una PSC, è inutile, è buttato su una PSC una lente come quella. Infatti la tengo quasi sempre montata sulla mia 6D, camera che porto quasi sempre con me in tutti gli shooting, e il 16-35 viene quasi sempre con me. Quindi questo rapporto tra lente e obiettivo è una cosa che ho maturato negli anni, ovviamente non è una cosa mia esclusiva, chiunque può fare lo stesso ragionamento, ma chiunque può fare anche il ragionamento inverso. Uno potrebbe dire: il 100 mm io lo voglio su full frame perché voglio quella gamma di colori, quella profondità, quella ricchezza, la profondità di campo più ridotta che mi dà soltanto il full frame, mentre magari un grandangolo lo preferisco su APS-C perché a me non piace andare così wide, perché non mi piace la distorsione. Ognuno può fare tutti i ragionamenti che vuole. Ovviamente adesso il ragionamento su uno shooting come questo sarebbe più completo e più consapevole. Io vi ho fatto vedere le immagini di questo shooting vergognandomene sommamente, perché le reputo veramente bruttissime, però ve le faccio vedere come testimonianza intanto di questa esperienza che ho avuto e poi di come si possa cercare di portare a casa il risultato meno peggio possibile anche con quel poco che si ha. Quindi i messaggi che vi voglio dare oggi sono due. Il primo è: lavorate gratis se ne traete un vantaggio. Dipende da voi.
Se pensate che sia vantaggioso per voi fare quel lavoro gratis, fatelo. Cercate di non farlo diventare un'abitudine. E la seconda cosa è ricordatevi sempre che la camera che vi serve non è quasi mai quella che avete lasciato a casa, famoso proverbio. La camera che vi serve è questa. Perché se voi ragionate con la camera che avete in mano, una foto la potete fare sempre. Magari non sarà quella che volevate, magari non sarà la migliore possibile, ma se ragionate, una foto ve la portate sempre a casa, giusta possibilmente. Con questo vi saluto, vi invito a iscrivervi al canale per rimanere aggiornati sui prossimi episodi, lasciatemi un like anche perché spero di avervi trasmesso e insegnato qualcosa anche con questo video che era piuttosto scarno di elementi tecnici. E ragazzi, vi do appuntamento alla prossima.